minuto con Padre Pio dai luoghi dove ha vissuto il santo di Pietrelcina. Oggi vogliamo raccontarvi un episodio realmente accaduto ad un certo Pietro Cadice. Era il 1949, il 24 ottobre, quando il giornale Il Progresso Italo-Americano raccontò questa storia. Pietro viveva con la sua famiglia a Roma. Il figlio Giacomo si sentiva infelice a stare a casa, allora tentò un giorno la fuga, scappò. Questo mise in pensiero la famiglia, che non riusciva più a trovarlo. Cosa successe? Dopo qualche mese arrivò una lettera dall'Algeria. Giacomo si era arruolato nella Legione Straniera. Aveva firmato un contratto per 5 lunghi anni. Di lì questa lettera però poi raccontava che il figlio Giacomo si pentiva di questa scelta e voleva tornare a casa, ma in realtà non poteva. Il papà Pietro Cadice, entrò in una fase particolare della sua vita, cominciò quella che oggi chiamiamo e che tutti conosciamo come la depressione. Diventò depresso, triste, solo, piangeva ogni giorno. Un amico gli consigliò: vai a San Giovanni Rotondo, parlane a Padre Pio. E così fu. Lui venne qui a San Giovanni Rotondo. Padre Pio lo rincuorò, disse: vai a pregare, per la terza luna tuo figlio sarà di nuovo a casa. Cosa successe? Il resto del racconto sul quotidiano è direttamente virgolettato proprio dal figlio Giacomo. È proprio Giacomo che racconta che una notte era di guardia e si avvicinò un frate italiano con la barba. Si avvicinò a lui e gli disse: vieni con me, torniamo in Italia, ti accompagno io. Entrambi attraversarono tutto il deserto, arrivarono al porto e di lì si imbarcarono, arrivarono a Marsiglia, quindi poi in Sardegna e poi ancora a Roma. Il frate poi scomparve. Di qui Giacomo, tornato a casa, riabbracciò i suoi genitori, contento, e raccontò il fatto: mi ha accompagnato un frate. E il papà, in lacrime, gli fece vedere una foto di Padre Pio e Giacomo disse: sì, è proprio lui.